come mai così mattiniera? E voi? Avevo del lavoro da fare. Dove avete passato la notte? Non ho capito che... Dove avete passato la notte? Allora avevo capito bene. Sabato 19 settembre le porte del Teatro della Fortuna di Fano si apriranno allo scoccare della mezzanotte per la notte in bianco dedicata alla campagna abbonamenti. Il botteghino aprirà alle ore 9, ma l'attesa degli appassionati verrà resa il più gradevole possibile. Prende il via quindi la nuova stagione di prosa? Sì, la nuova stagione che per il CDA, nel quale sono presidente, è quella la prima, perché l'altra, come sapete, l'abbiamo presa tra virgolette in corsa, per cui dal 20 di settembre cominciano gli abbonamenti, dal 20 al 30 settembre. Abbiamo deciso di fare una serata speciale, si chiamerà Notte in Bianco. Chi verrà a fare la fila troverà le seggioline, così eviteremo anche tutto quello che ci hanno detto sempre, ah, si fa la fila, si sta male. E poi ci sarà una piccola sorpresa verso le 5, le 6, le 7 della mattina. Ci sarà una collaborazione con i bar della piazza, infatti abbiamo chiamato Coccolati e Abbonati. Nel foyer sarà a disposizione il wifi gratuito e verranno offerte proiezioni degli scorsi spettacoli di maggior successo, al mattino poi colazione e giornali. Ma le novità non finiscono qui, infatti in occasione della fine del triennio di prelazione Fano Teatro passa da 2 a 3 serate tutte in abbonamento. Anche quest'anno il cartellone sarà composto da 7 titoli, l'offerta quindi aumenta di un terzo e le serate di spettacolo da 14 diventano 21. In questo modo coloro che sottoscriveranno l'abbonamento alla stagione di prosa avranno il diritto di riconfermare anno per anno il posto e il turno. 4 sono le tipologie di abbonamento: ordinario, speciale giovani, riservato ai minori di 26 anni, speciale scuola e speciale soci BCC e dipendenti. I prezzi sono rimasti quelli dell'anno scorso, una grande apertura ai giovani e alle scuole, e proprio ascoltando, rimanendo in botteghino a lavorare qualche volta, ascoltando quello che i cittadini volevano, abbiamo riperimetrato il teatro e alcuni posti dove la gente dice che non si vede niente, così abbiamo abbassato il prezzo, per cui veramente adesso non ci sono più scuse per non venire a teatro.